Ciao, siamo Stefania e Marco, i giovani delegati italiani alle Nazioni Unite. Il programma dei giovani delegati è un programma che nasce nel 2017 ed è erogato dalla SIOI, la Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri. Ma che cosa fanno i giovani delegati durante il loro mandato? A livello internazionale partecipiamo ai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio Economico Sociale a New York, dove partecipiamo ai dibattiti generali e alle negoziazioni per le risoluzioni assieme alla nostra missione permanente d'Italia alle Nazioni Unite. Il nostro obiettivo è quello di portare la voce dei giovani italiani all'interno dei processi decisionali. A livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di riportare le missioni che facciamo a livello internazionale tra i giovani del nostro paese. Vogliamo discutere dei valori principali delle Nazioni Unite e delle sfide che ci aspettano nel futuro come giovani, soprattutto inerenti al tema della sostenibilità, ma non solo. Inoltre, per noi è molto importante raccogliere il punto di vista dei giovani per riuscire a definire le priorità future del nostro paese. Ma quali sono le competenze per essere un buon giovane delegato? Innanzitutto avere una buona padronanza della lingua inglese che vi sarà necessaria nei contesti internazionali. E poi è necessario saper lavorare in gruppo, sia nella coppia di giovani delegati, ma anche con gli altri giovani delegati degli altri stati. Inoltre è importante sviluppare doti di comunicazione, sia inteso come public speaking, sia attraverso i canali mediatici. Inoltre è molto importante sapersi relazionare con le istituzioni e organizzare al meglio il lavoro durante il mandato. Per me l'esperienza di giovane delegato è stata molto formativa, perché mi ha permesso di vedere come funzionano le Nazioni Unite dall'interno. Anche per me l'esperienza di giovane delegata è stata incredibile, perché mi ha permesso da una parte di ampliare conoscenze in ambiti veramente disparati e dall'altra di conoscere giovani, ragazzi e ragazze di tutta Italia e discutere con loro delle sfide del nostro futuro.